Salve, benvenuti all'oroscopo del giorno. Incominciamo col primo segno, Ariete. Dite di essere molto stanchi in questo periodo, ma in realtà è soltanto una scusa per fare soltanto quello che vi interessa. È normale che le persone si possano risentire del vostro atteggiamento distaccato e scostante. Cercate invece di coinvolgere chi vi sta intorno in qualcosa che possa essere soltanto per entrambi, invece di accampare scuse che sicuramente potrebbero ferire l'orgoglio e la dignità di altrui. Toro, non volete problemi in questa giornata e questo è comprensibile, ma non potete impedire agli altri di lamentarsi o di esprimere le loro opinioni. Il fatto che voi non vogliate affrontare una determinata realtà non significa che non possono farlo gli altri. Se vi dà fastidio, è evidente, mentre la vostra coscienza vi sta parlando e vi sta invitando a fare la stessa cosa, ovvero prendere coraggio e mettersi in gioco per il vostro futuro. Gemelli, sarete molto impegnati in questa giornata a valutare i comportamenti altrui, specialmente quelli dei vostri diretti concorrenti sul piano lavorativo. È giusto che cerchiate di portarvi avanti su alcuni punti focali. Troverete un po' di reticenza, specie nel rispondere a domande scomode. Dovrete aspettarvelo, non c'è niente che non possiate scoprire quando vi mettete in testa di avere delle risposte. Cancro, provate a modificare le vostre valutazioni su degli eventi e su alcuni rapporti affettivi. Ultimamente siete stati poco concentrati, quindi vi siete adagiati su sentimenti e su sensazioni che forse non trovate nemmeno più. Cercate di prendere la palla al balzo e liberarvi di quelle persone che non vi hanno fatto sentire bene, come invece dovreste sentirvi ogni volta che siete in presenza di qualcuno che amate. Tante cose potrebbero migliorare da oggi in poi. Leone, se avvertite spasmodico di mettervi in mostra oppure di portare a termine tutti i progetti che avete iniziato e mai finito, allora questa sarà la giornata giusta per voi, per il vostro ego. Crescerà a dismisura. Probabilmente avete bisogno di dimostrare a voi stessi più che agli altri di essere in grado di gestire mille situazioni, responsabilità, ma anche rapporti umani. Non dovreste però stancarci troppo, altrimenti finirete per non essere più energici come sempre. Vergine, state lottando per ottenere un po' di visibilità, ma anche rispetto e stima da parte dei colleghi e dei vostri stessi avversari professionali. Questo potrebbe avervi creato molto stress e ansia che da oggi vi dovete impegnare ed eliminare. Forse vi sono di più di un modo per riuscirci. L'importante sarà iniziare e provarci. Ad esempio, potreste dedicarvi
ai vostri amici, alle persone della vostra famiglia che allacciate e avvertono la vostra mancanza. Bilancia, potreste dover rimediare ad un piccolo incidente in questa giornata che comunque non metterà in pericolo i vostri affari. Se continuerete a mantenere uno stile di vita adeguato, riuscirete in tutti i vostri intenti. Forse vi siete adagiati su una situazione creata da altri, per voi molto vantaggiosa. Adesso è il momento di dimostrare che ve lo siete guadagnati e che potete fare anche molto di più. Scorpione, avete sicuramente conquistato maggiore coraggio in questa giornata, ma oggi dovete dimostrare più che altro la vostra generosità. Lo siete sempre molto con coloro che amate di più, ma non vi rendete conto che intorno a voi ci sono anche altre persone che soffrono. Potreste fare anche molto, perché non vi costerebbe nulla, se non in termini di tempo. Siete resi a mostrarvi altruisti perché avete paura che qualcuno si possa approfittare di voi, come è successo in passato. Dovreste però aver imparato tutta la lezione. Sagittario, se oggi qualcuno proverà a insegnarci qualcosa, a darvi dei consigli o delle dritte, assolutamente disinteressate, cercate di accogliere il tutto con gratitudine e possibilmente anche con un sorriso. Nessuno vi deve nulla e voi non dovete nulla a loro, ma è sempre molto gratificante riconoscere di essere circondati da persone che hanno qualcosa da donare in questo mondo. Siete profondamente fortunati e non poco. Capricorno, potreste essere letteralmente invasi di richieste, informazioni e progetti, creando grande confusione intorno a voi. Vi toccherà mettere in ordine anche se non era quello che avevate preventivato per oggi. Accettate più di buon grado i cambiamenti, specialmente quando si tratta di piccole deviazioni o cambi di programma che potrebbero comunque avvantaggiarvi in un immediato futuro. Essere troppo critici potrebbe farvi perdere la stima degli altri e la risposta in voi. Acquario, procedete con grande energia verso il futuro, convinti di aver ottenuto delle buone condizioni grazie alla vostra astuzia. Probabilmente è così, ma dovete continuare a lavorare sodo e dimostrare la vostra capacità. Pesci, i vostri sforzi sono sicuramente meritevoli di grandi risultati, ma mancate sempre nell'apprezzare abbastanza ciò che avete già. Avete già raggiunto dei traguardi, siete stati lodati a sufficienza per le vostre qualità, ma sembra non bastarvi. Ragazzi, per oggi l'oroscopo finisce qui e vi ricordo di seguirmi sulla mia pagina di Facebook che si chiama Peppe Channel Personaggio Pubblico e su TikTok come Peppe Channel trattino sotto Real e su Twitch come Peppe Channel trattino sotto Real. Ok? Un bacio, ciao ciao!